Ed eccoci qui amici di Chef in Cucina, bentornati su Rete 8, ben ritrovati. Oggi con grande piacere torniamo ad aprire le porte del ristorante Cipria di Mare a Martinsicuro insieme al nostro simpaticissimo chef Alessandro De Antonis. Buongiorno, buongiorno, ben rivisti. Che oggi preparerà per noi una ricetta con un pesce che a me piace particolarmente, che però secondo me è anche un po' poco valorizzato e che è legato ad una storia che non tanto ci piace, un nome che solitamente tendiamo a legare un po' alla storia di Umbrina, sai, tutte queste cose sì, che sono accadute. Però in realtà è un pesce buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Sì, è un pesce che somiglia moltissimo alla spigola, bello, magro. Sì. È facile da sporzionare, è facile da spinare. E ha anche un costo tutto sommato accettabile. Moderato, moderato. Sì, è accettabile. Naturalmente bisogna prendere non d'allevamento, ma okay, questa è una storia antica. Allora, il piatto si chiama Ombrina più buona di prima. Iniziamo più subito a farlo. Più buona di prima, c'è anche la lima. Allora, sì, iniziamo a farlo. Descriviamo brevemente gli ingredienti di cui allora, abbiamo bisogno. Abbiamo un trancetto di ombrina che è stata assilettata e squamata. Due scalogni che sono stati cotti nel vino rosso con il miele. Nel Montepulciano, sono sì, sono stati glassati. Un pomodoro che è stato sbollentato per essere sbucciato, poi è stato marinato in acqua, zucchero e soia e poi venne ripassato finito in padella. Ma dai, sembra quasi una ciliegia, sì, una prugna. Sì, esatto, proprio una prugna. Una prugna. L'aglio, la stracciatella, una stracciatella di bufala in questo caso rotta, che farà il fondo del piatto e poi questa polverina qui, che è fantastica e sembra, per chi non sa di che cosa si tratta, quasi della cannella, così. Allora, sì, l'effetto è quello. Ma non è. No, sono alici di Martinsicuro, alici sotto sale, dissalate, poi asciugate in forno e poi polverizzate. Quindi abbiamo una polvere di alici che farà da starter. Quindi per chi volesse farle a casa, come può fare? Bisogna dissalarle. Ok. Dopodiché, dopo averle dissalate bene, le mettiamo in una teglia con la carta forno, sì, a una temperatura molto bassa, prossima ai 50 gradi, e la facciamo asciugare finché non sono secchissime, finché okay, non sono dure, e poi si sbricioleranno. Perfetto, quindi comunque almeno 3-4 ore. Ma almeno una anche notte. Una notte. Perfetto, allora quando magari facciamo la pizza a casa, il forno è caldo, mettiamo le alici dentro e la mattina dopo esatto, le ritroviamo già belle esatto, essiccate. Va bene, si può fare. Si può fare? Potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare. Allora, la prima cosa da fare adesso, faccio una cosa che a me piace tantissimo, sì, e spesso faccio le mie ricette, quindi potrei risultare noioso, forse lo sono, però funziona. Allora, strusciamo l'aglio sul pesce. Sì, l'hai fatto anche altre volte. Perché e devo dire che si sente tantissimo. Si sente moltissimo, una tecnica che funziona. E non c'è l'inconveniente di bruciare l'aglio. Infatti. O peggio ancora, che possa capitare nel nostro palato. E rende i piatti veramente molto molto delicati. Okay, portiamo a temperatura massima il fornello. Noi adesso usiamo una padella che non è un antiaderente, quindi abbonderò d'olio, però su un antiaderente basta veramente pochissimo olio. Okay. Temperatura altissima. Altissima. Sì, la cottura deve essere veramente rapida e violenta. Quindi immagino che debba esserci una crosticina esterna che si debba formare in tempi molto rapidi. Sì, esatto. E il cuore deve rimanere invece morbido. Molto, molto morbido. In realtà questa ombrina noi la teniamo anche in una marinatura precedentemente, quindi viene marinato. Ah. Però questo è un nostro accorgimento per avere una carica aromatica e di morbidezza maggiore. Maggiore. Però ci si può divertire, cioè c'è addirittura chi riesce a marinare alcuni pesci con il latte, latte, dai, vino, aglio, rosmarino. Ci si può divertire adesso. Ok, quindi beh, poi vogliamo fare eccessivamente i professori. Beh, perché comunque il mondo delle marinature è veramente un, sì, un mondo a sé. Un mondo, sì, a sé, ed è veramente un bell'argomento. Anzi, mi hai dato qualche suggerimento. Può fare la differenza. Mi sta venendo un'idea, sì, perché sarebbe bello fare proprio un ciclo di puntate dedicate a quest'arte. Vedere come magari un pezzo di carne o anche un pesce possono completamente cambiare grazie ad una marinatura fatta, sì, proprio ad hoc. Sì, ma poi è proprio un mondo, perché si possono avere sia per effetto dell'acido che per effetto del sale, insomma è un mondo da scoprire. Divertente, divertente, divertente e completo. Allora, perché in cucina ci si diverte anche, dai. Sì, beh, certo, anche perché certo chi si diverte in cucina è un po' matto, perché invece di andare al mare ti diverti in cucina, beh dai. Allora, via.
Senti che sound? Sì. Questi sono... È rock, molto rock. Molto rock, vero? Sì. Allora. Tu sei un'anima rock, Alessandro. Beh, sì, diciamo così. È chiara questa cosa. Sì. Diciamo che sono un'anima, boh. Vabbè. Con diverse sfaccettature, però. Beh, è bella questa cosa comunque, non siamo mai una cosa sola, siamo tante cose in un contenitore. Ho fatto dell'ossimoro la mia vita, quindi cioè, non posso parlare proprio. Allora, mettiamo un po' di sale. Sì. È buona norma salare sempre in fase finale, quindi vai a partire con il sale subito. Oggi la padella è stata clemente, guarda. Sì, che bella crosticina. E questa è la pelle, la cosa più buona. Assolutamente sì, è stata sfamata. In realtà nel ristorante quando la cuciniamo sotto una salamandra. Dai. Dalla parte della pelle, però va benissimo. Cottura perfetta. Quindi a casa praticamente possiamo riuscire. L'importante è avere una padella antiaderente, molto 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 calda. Moltissimo. Perché se non è calda praticamente rischiamo di lessare la nostra ombrina, giusto? E questo capita, spesso mi capita quando vado di fretta, no? Che per fare prima metto le cose prima e poi non vengono come devono venire. Sì. Tempo in cucina. La fretta è sempre cattiva consigliera. È vero. A questo punto iniziamo a preparare l'apparecchio del piatto. Sì. Che cos'è questa cosa? È la famosa stracciatella di bufala che è stata lavorata, liquefatta con un filo d'olio. Che abbiamo fatto? Abbiamo un mini pimer olio a filo sì, e esatto, basta. In un cutter. Ok. Ok. Attenzione perché potresti sporcarti. Mi sposto allora. E facciamo... Dipingiamo. Cosa, sì. Un po' di dripping alla Pollock. Sì. Allora. Poi. Andiamo a ripassare velocemente i vegetali, ma... Secondo me questo scalogno deve essere qualcosa di immensamente buono. Io che sono una grande fan di cipolla, aglio e loro derivati, credo che fatto in questo modo sia veramente gustosissimo. Sì. È lui. Si sappi sente. Che è lui. Che meraviglia, profumo, sono inebriata. Okay. Altro che Chanel. Però non c'è paragone. È vero. Allora, facciamo un righino. Con la polvere di alice essiccata. Esatto. Voilà. Eccolo qua. Allora. Adagiamo la nostra ombrina. Ma quanto sei bravo, Ale. Oh, grazie. Sei bravissimo. E poi sembra tutto semplice a vederti. Non mi fare emozionare, se lo faccio l'anima qualche guaio. Rock, l'anima rock, ma che dipinge con un'eleganza incredibile. Ma guarda che bello questo piatto. Mi sta venendo l'acquolina in bocca. Immagino che qualcuno lo mangerà poi, eh? Assolutamente sì. Ma ci sono diversi spettatori dietro le quinte, credo che questa cosa a me... Ci arriverà ben poco, eh? Non toccherà, esatto. Voilà, wow. Il gioco è fatto. Complimenti. Finiamo con un filetto d'olio. Ma è un piatto semplicissimo, bellissimo, secondo me rifacibilissimo a casa. Basta avere un'ottima materia prima e poi ecco, lavorare in precedenza sia lo scalogno che il pomodorino, ma che volendo, insomma, se non riusciamo a farlo, possiamo anche evitare, ma l'ombrina fatta in questo modo è veramente eccellente. Complimenti. Grazie. Alessandro, grazie per aver valorizzato questo pesce che a me piace tantissimo e mi capita poco di farlo in trasmissione, quindi ho apprezzato moltissimo questa cosa. Anche domani il nostro chef Alessandro De Antonis sarà insieme a noi. Tutti i giorni vi aspetto sempre su Chef in Cucina Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. A domani.